Ah, Fiorentina mi piace. Bologna. Fiorentina. Bologna. Oh, mamma, mi hai rotto il cazzo. Nuova allenatrice, Rebecca. Io voglio assolutamente il 4-2-3-1, sì. Però largo, tipo. Bel 4-2-3-1 largo, lo gradisco. Si fa subito una mossa realistica. Federì, c'ho come l'impressione che tu vuoi tornare da giocare con noi. C'è Bonaventura. Jack Bonaventura. Uno dei miei primi tilt in stream è stato colpa sua. Allora, tocca cominciare a pensare, ragazzi. Musiala. Musiala è il classico. Musiala non l'ho usato l'anno scorso. Musiala è proprio il classicone. Jamal Musiala. Lo seguiamo subito. Lui è un bel giocatorino, eh. Un bel giocatorino. Poi chi c'avemo? Ah, Anthony. Anthony è forte. Anthony è forte. E niente, il grave quest'anno. Per ora no, è troppo presto. Il grave deve riposarsi. No, Puig pure. Allora, fammi vedere che ci abbiamo qua. Sì, calma, ho sentito mo. Sai che McKennie io lo vorrei comprare, perché McKennie... Ma vi ricordate che screzzi che ci ha fatto McKennie l'anno scorso? Omar Richards. E chi è? Chiavi Redder, Bayern Monaco, è certo che è lui. Mannaggia Odo. Ah sì, Szoboszlai. Come si scrive Szoboszlai? Eccolo, mamma mia che culo. Szoboszlai è bello, sì. Szoboszlai sarebbe perfetto. Noi stranamente Szoboszlai non l'abbiamo mai usato in carriera. Perché non abbiamo mai usato Szoboszlai in carriera? Noi non abbiamo mai usato neanche Reina in carriera. Madueke l'abbiamo preso già l'anno scorso. Deve essere bello pure quest'anno Madueke. Mamma mia che bello Ansu col game face. Quanto è bello Ansu Fati col game face, ragazzi. 46 milioni. Mo. Che ladrata, 46 milioni per Ansu Fati. È proprio gratis, sì. Però porco zio. Bravo, ecco chi volevo prendere io in carriera. Tchouaméni. Subito Tchouaméni, regà. Tchouaméni va preso, regà, per forza. Tchouaméni va preso per forza, regà. Cioè, no, no capping. Ci serve pure il CDC, è preciso. Fammi legge. Aggi. Ma il figlio, sì. Potrebbe essere simpatico. Mazza, sta più a proprie sembianze del padre. È tipo uguale, oh. C'è Xavi Simmons con game face. In scadenza. Thales Magno. Ma chi è? Ma chi è questo? 4 milioni, ma quanto c'ha? 70? No, raga, ci serve qualcosa di più ciotto. Sì, stiamo a tocchi, stiamo. Che si de pallone in scadenza? Non me di. Oh, raga, no, che si in scadenza, raga, che si va preso. No, raga, che si va preso. Aspettate un attimo, fermi un attimo. Fermi un attimo. Allora, c'è sta Musiala senza il game face, sto tirtato. McKennie è pulito. Szoboszlai non c'ha il game face, sto tirtato a stecca. Oh, Reina è bello invece. Due de debole. Vabbè, però se forza non c'è problema. Ma... Guarda quanto è bello Ansu Fati col game face, regà, me sento male. Allora, Tchouaméni. Ma Tchouaméni c'ha pure il game face. No, Tchouaméni è da pià. Cioè, Tchouaméni, regà, lo dobbiamo considerare già dentro la squadra. Cioè, c'ha il game face Tchouaméni, regà. Aggi pure non mica è male, porco zio. Game faceato pure. Simons devo vedere prima quanto c'ha, perché mi dirta. Thales Magno c'ha 5 de skill, non dovrebbe essere male. Che si di pallone. Lui sarebbe il gol supremo, sì. Ah, regà, io un'imboccata a che si di pallone gliela faccio. In scadenza di contratto 49 milioni e mezzo. Imbocca subito da che si di pallonetto. Anzi, secondo me un 40 se lo potevo portare a casa, eh. Che dite, con quanto gli imboccamo? Se gli imboccassi con 35? Rebecca studia la situazione. Vede un 35 milioni. Con una clausola di rivendita del 15%. Che ne pensate? Dagli Jack. Jack sarebbe perfetto, zio. Quanto c'ha di valutazione in bel Jack Bonaventura, se no? Jack Bonaventura sono 11 milioni, urlo del famigerato Sium. Se potrebbe offrire pure Jack Bonaventura per farlo tornare a Milan. C'è ancora Maier Milan, ancora non si è elevata dalla foto. Se potrebbe imbastire. Se gli faccio così, gli rimuovo la clausola e gli metto, boom, 30 bimbi. Jack più 30 bimbi, secondo voi, che ne pensate? Un po' di meno, fai tipo 29, sì, è poco. 25 pagnotte, sì, so poche, ci sputano in un occhio, secondo 100%, sì. Proviamo. Ma ha regalato! Potevo scenne, Ettore, potevo scenne, potevo. Ettore, potevo scenne, porco zio, porco. Tratta subito con che si di pallone. Pronto? Dove sta che si? Eccolo. Mamma mia, guarda quanto è bello che si di pallone, ragazzi. Cruciale, subito. Guarda quanto è bello. Oddio, Rebecca perplessa, sta lì, studia la situazione. Abbiamo un accordo ruolo di squadra del giocatore. 5 anni che si, non romper cazzo.
Ignoro la clausola. Allora vuole 81, 81 stecche, 5 gol, mezzo milione, tu madre. Io 80 ti do, però te do meno sordi. E cagli manca il cazzo. Te do mezzo milione per in bocca subito. 81 e ci stiamo. Vai. Vanno 7 piotte, sì. Vanno 7 piotte. Ah, che sì, via, te le va. Ma che cazzo me frega, benvenuto. E namo. Dai, è così. Quindi che sì di pallonetto. È il primo giocatore. Mamma mia. Goloso. Goloso. Ah, sì. Che sì, Ciucciameni. Ma senti che centrocampo. Che sì, Ciucciameni è il centrocampo dei sogni. Ma più che altro voglio capire quanto mi costa Ciucciameni. Ancora a me dice niente. Dovrei far fare un po' di scouting, sì. Sì, ma sto a giocare con Pulgar trequartista. Mi pare esagerato. Chi è che mi può giocare a trequartista qua? Saponara, ma porco. Tocca far giocare a Saponara, porco zio. Tanto giochi questa, Saponara poi è finito qua. Simulazione veloce. Bam, 3-0 per noi. 2-1, ha segnato Saponara. Saponara che già comincia, eh. Già comincia a farmi venire dei dubbi. Saponara che svolta la partita, raga. Allora, qua chi c'avevamo? Ferte? Hanno dato che il capitano scelto per la prossima partita contro la squadra di Besiktas, JK, è poco carismatico. Battappi under culo, che vonno qua? Vonno? Stefano Bell. E chi è Stefano Bell? Un difensore centrale dei 29 anni. Tratta, ma ti è testo Stefano Bell? Ma che cazzo me ne frega, dammi 5 milioni e si abbracciamo. Proponi altro scambio, chi c'hai? Chi mi offri se no? Mazza che squadra di merda, ma non ce n'è manco uno buono? Porco zio. C'ha Giustino. Che faccio, boys? Quando me lo danno, più che altro posso offrire io poi in caso. Oh, senti, te dirò. Vaffanculo. Rimuovi, rinegozia. Io voglio 5 pappini. Anzi, 6 pappini. 6 pappini voglio io. Potevo salire, Ettore. Potevo salire, Ettore! No, Milenkovic me lo tengo, tu, non te lo do. Oh, ma non mi romper cazzo. Biraghi 8 milioni. No, Biraghi mi serve però. No, Biraghi pure per turnover in caso mi serve. O se non riesco a comprare qualcuno. Entusiasta per il futuro, grazie Bira. Allora, a me mi serve un attimo che quelli che abbiamo messo all'occhio mi facciano vedere i prezzi, perché sennò così non si può fare. Vlahovic 35 milioni. Rifiuto offerta. Oh, beh, molto bene, molto bene, molto bene. Abbiamo venduto il grande Cocorin, raga. Quanti soldi stiamo? 48 milioni. Sì, ma 334 mila di ingaggio è una cifra, oh. Allora, vediamo i prezzi di questi. Allora, Musiala ce lo tirano appresso. Quindi se volevo andare sul sicuro, Musiala c'è in trequartista di Cristo. McKenny te lo tirano appresso. McKenny sarebbe tanta roba, in realtà. McKenny con che sì, sono carini, eh. E indebolisci pure la Juve, mica male. Oh, ma Richards c'ha il game face, urlo del Zium. Quanto c'ha di potenziale questo Odo? A me era arrivato a 85, beh, manco male. Sto sbolai, non si privano di sto giocatore. Vabbè, ma Reina te lo regalano. 30 milioni e c'è il trequartista per tutta la carriera, sì. Madonna, ragazzi, cioè. Lo so, è mainstream, perché è mainstream. Però, cioè, Ansu Fati 25 milioni lo porti a casa, sì. Come fai a dirgli di no? Ma Chiesa si mette a destra, sì. Chiesa si mette a destra, Ansu Fati a sinistra. Ma che ce frega? E Ansu Fati col game face regalato. Per me è da prende. Ciucciameni, regà, porco due. No, Ciucciameni, regà, cambio di programma per forza. Ciucciameni, cambio di programma, costa un'infinità, Ciucciameni. 53 milioni 75, Ciucciameni, regà. E chi cazzo gli ha fa piallo? Agin costa un cazzo, però 74 rated. Se non ci cresce subito, secondo me non è buonissimo da usare all'inizio. Cioè, comunque la squadra nostra non è malaccio, 74 è un po' poco. Come sto 66-66 di sti due. Ah, regà, allora, McKenny secondo me è da imboccare. McKenny il prezzo è buonissimo. Secondo me possiamo imboccare easy da McKenny. E lo mettiamo in coppia con Chessy di pallone. Vai con McKenny, va, 20 milioni, non ci costa un cazzo. Se gliela famo a prenderla a 20 milioni, vediamo. Noi intanto imbocchiamo con un easy. Proprio quanto costa, voglio capire quanto salgono. 15 milioni e mezzo, proprio gli offro nel chilling. Voglio solo capire quanto salgono. Quanto salgono e basta. Gli devo offrire di meno? Allora aspetta, fammi una roba, gli offriamo un po' di meno. Offriamo gli 14 e mezzo, vai così. 14 e mezzo, vediamo un po'. Fanno 17 più... Madonna, non c'è... Raga, c'ho proprio a gratis sto coso. Anzi, 16. 17 e 100. Anzi, io accetto. Anzi, io accetto. No, sti cazzi, perché se riscendo poi c'ho paura, zio. Anzi, dai, buonissimo. 17 milioni, frate. Wirtz c'ha il game face. Ma andiamo subito a vedere Wirtz. Però Wirtz costerà un fracco, frate. Non è possibile, costi poco lui. Abbiamo parecchie cose di cui parlare. Cominciamo dal ruolo di McKenny nel club.
Importante McKennie, dai, importante. Magnifico, perfetto. Perfetto, ignoro la clausola rescissoria. Allora, lo stipendio, tutte pappi, 57 a settimana. Te ne do 60 più 104 de bonus de ingaggio. Secondo me ci può sta. Fanno 155. Non gli piacciono i 104, non gli piacciono. Me ne frega un cazzo. McKennie già mi ha fatto rosicare abbastanza, benvenuto. Allora, tocca a vende però, Tocca a vende. Duncan no. Duncan mo voglio tenere. Ma io in realtà Duncan ne sai che lo faccio là. C'ha 28 anni. Amrabat 24-76. Cioè, Castrovilli e Amrabat sono perfetti. Cioè, io farei volà. Duncan e Pulgar ne sai che farei volà. Che dite voi? Abbiamo pure Benny Benassi, ci abbiamo. Volendo. Ci abbiamo quest'altro, c'ha 22 anni. Andiamo a mettere in vendita, vai. Allora, now. Aspetta, diamo l'allenamento a McKennie. Sì, no, Gonzalez lo usiamo sicuro. Non titolare, però. Piano di crescita per McKennie. Gli diamo. McKennie c'ha già alto alto. 3 de debole. Però ci serve un po' un recupera palloni del Sium. Io gli alzerei un po' la difesa, sì. Io farei prima questo. Prima un centrocampista recupera palloni. Ma più che altro, piano di crescita lo devo dare anche a Kessie, me sa. Piano di crescita di Kessie di pallone. Kessie, te che vuoi? Se c'hai 3 de skill, io voglio Kessie con 4 de skill. Posso? Sì. Poi... Chiesa gli ho dato. Gonzalez, devo un piano di crescita importante. Allora, 2 de debole. Piate un po' di più, là. 2 de debole. Allora, andiamo a vedere il view stellone quanto ci costa la Virz. Comunque, in caso, abbiamo Reina, Abbiamo finito già i sorti, Dobbiamo vendere per forza. Florian Virz, fortissimo. 70 milioni di clausola rescissoria, raga. Non lo potremo mai prendere. Mai. Secondo me ci vi ha costato davvero troppo. Allora, vedete da vincere sta partita, che abbiamo pure McKennie dentro. Saponara, vai, let's go. Simula veloce, vai. 1-1. Vabbè, dovremmo passare in teoria. Sì, siamo passati, bonus sordi, urlo il Sium. Offertine? Ok, fammi levare, mamma mia. Ci hanno fatto un'offerta per Benassi. Eppure per Amrabat. Benassi a quanto? 3 milioni? Via, ciao. Amrabat, regà? 11 milioni e mezzo, mica è male, oh. Che dite? Cioè, lui in realtà potrebbe essere utile, io lo terrei. Io lo vorrei rifiutare, perché lui è utile. È pure giovane, cioè c'è caso che un pochino decresce, capito? Magari se lo devi vendere lo vendi più avanti, però lo vendi un po' di più pure. Benassi sti cazzi, va bene. Simula al volo, fammi le vaste partite del cazzo dalle palle. 2-0, mazza, in finale, oh, buono. Questi sono soldi in più, Duncan, 4 milioni e mezzo. Squadra inglese, si tratta subito. Se chiedono subito 5 pappi. Niente, sono fermi là. Beh, me guarda così pare che me devi toccarsi. 4 e mezzo, dai. A posto. Niente, raga, non andava. Cioè, costa poco lui in realtà. Ma hanno offerto, cioè, 4,2, 4,2,50. Valore del cazzo. Beh, sono sordi, comunque. Forse la finale, in realtà, si potrebbe giocare con a Gonzalez, non gioca pure a T. Ah, no, fuck. Ah, lui ha la sinistra. Ma c'è Nastasic. Nel tempo faceva il suo. Io non c'ho terzini di riserva. A me servono pure i terzini, Dici Castrovilli COC? Bro, giusto. Vai. Fatemi vedere. Datemi sti soldi in più che mi servono. Bravi. Che si di pallone al gol. Eppure Biraghi si gode. Bravi ragazzi. Sto sordi, oh. Se porta subito un po' di cash nelle casse della Fiorentina. Venduto Duncan. Saponara 5 milioni e 6. L'Everton 5 milioni e 6. No, sì. Almeno 7 e mezzo. 5 e 7. Tuzio. 7 milioni. Io scendo così. 7. 6 e 100. Chiudiamo a 6 e mezzo e si abbracciamo. Ara fa bene. Vattene a fanculo subito, va. Per 400.000 euro sta a fare T-Rex. Ma che vonno? Non mi serve l'attaccante. Sì, non mi serve. Rifiuta, va. Ok, questi qua vai così. Benassi venduto. Urlo del Sium. Oh, resoconto finale. Pulgar 6 milioni a Roma. A Roma gli si vanno a sola subito bei sordi. Gli si chiedono subito 8 pappini. 8 pappi per Pulgar e si abbracciamo. Vai José. Bravo José, bravo, è così che si fa. Perfetto. Biraghi no, Biraghi no. Allora aspetta. Musiala c'ha 76. Ok, Musiala andrebbe preso. Comunque sta anzufati, lasciarlo qua è veramente un peccato, raga. Cioè. Dove sta quella? Virz. Tu sì, io frate. E chi ce l'ha sti sordi? Chi cazzo ce l'ha sti soldi? Ma più che altro io non posso spendere tutti quei soldi per il trequartista. Perché mi servono... Cioè io ho l'emergenza terzini, sì. Cioè abbiamo un'emergenza terzini. E ci serve sia un trequartista sia un esterno. Cioè allora in teoria ci servirebbe un esterno, un trequartista, due terzini
in difensore centrale per stare tranquilli.